Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e bentornati su Farming Simulator 22. Allora, mi sono portato parecchio avanti, vi faccio vedere se non mi vado a stampare cosa ho fatto. Praticamente adesso è maturato tutto, quindi andremo a prendere anche il nostro cotone. Vedete che è pronto per la raccolta. Andremo a affittare la raccoglitrice. Qui ho prodotto tutti gli assi, ne ho già portati di là. Questi sono gli ultimi tre. Poi di legna non ce n'è più e ragazzi io non ne faccio più. Quindi io direi anche di fare una cosa. Restituiamo tutto, sì, il camion eccetera eccetera, possiamo restituirlo, tanto non ci sono, perché l'avevo affittato ragazzi per no, ma qua, esatto, andiamo a restituire questo qua, ok, questa, ok, e questo qua, ok, ci rimane solo la cisterna ragazzi, che quasi quasi farei che andare a restituire questa qua, tanto non me ne faccio praticamente nulla, ok, abbiamo restituito tutto, adesso andiamo a vedere. Ah ok, qua avevo portato ragazzi dell'acqua, ho lasciato la cisterna di là, che oltretutto, esatto, era proprio quella che avevo affittato, quindi va bene, dobbiamo andare poi solo a prendere dell'altro olio, che dovrebbe essercene ben poco, però olive non ce n'è più, esatto, ci sono più 6500 litri che devo venire a prendere e portare là ragazzi, dove c'è il tutto, vi faccio vedere qua, ho portato quegli assi, adesso andrò poi a prendere anche gli altri, abbiamo prodotto già un po' di roba, quindi ce n'è 2, 4, 6, 8 e di qua ce n'è altrettanto 2, 4, 6, 8, ne produrremo ancora perché automaticamente qua di assi ce n'è 13.000 credo litri, quindi se sì, potrebbe andare bene, dovrò andare a prendere anche gli altri tre bancali, ma andrò perché intanto non è un grosso problema, vado off camera, ok, qua ci siamo, volevo, ah qua ho iniziato a raccogliere ragazzi i girasoli, ma lo farò poi magari off camera, perché dobbiamo poi andare a vedere un attimino anche il macchinario. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Andiamo a prendere questo qua. Andiamo al concessionario e andiamo a vedere l'ambaradan, perché adesso poi ragazzi io farò più solo qualche altro video, io credo che ne farò ancora questo diviso sicuramente in due perché diventerà lungo, intanto ragazzi ne approfitto per ringraziarvi prima di tutto, siete fantastici, io non finirò mai di dirlo, siete meravigliosi, vi voglio un mondo di bene, voi lo sapete, inoltre per chi non si è ancora iscritto iscrivetevi, vi volevo chiedere scusa se sono mancato un po', ma vi avevo già detto che sto facendo il trasloco, quindi ci va ancora un po' di tempo prima di finire, quindi ve l'ho detto, a settembre dovremo ripartire alla grande. Devo andare poi finalmente, se tutto va bene riesco ad andare a prendere i pezzi che mi mancano del computer,
Qua intanto dobbiamo andare a vedere un attimino anche qua i bancalazzi, ma faccio in questa maniera, ragazzi, perché se no non ce la facciamo. Quindi tiro via questi, poi andrò a prendere l'altro olio e produrrò dell'altro olio, perché ragazzi, io poi voglio mettere anche quello di mandorla a fare. Andremo a vedere anche se possiamo già andare a vendere qualcosa, tipo l'olio d'oliva, qualcosa lì. Se possiamo, si potrebbe magari già andare a vendere. Basta solo andare a vedere. Possiamo andare a vedere un po' cosa possiamo andare a vendere. Intanto andiamo a vedere un attimino. Sì, qua i tessuti, ragazzi, valgono una botta e mezza di soldi, ma non l'abbiamo ancora, quindi andremo poi a farli pian pianino. Le fragole sono basse, i mobili sono bassi parecchio. Olio di oliva in bottiglia, è in discesa, però ragazzi vale parecchio, vale veramente parecchio. E olio di mandorle, beh, l'olio di mandorle si potrebbe già anche poi andare a vendere, ma lo devo produrre, quindi ancora nulla. Scatole di legno sono un po' basse, ma comunque si può. Il pellet non ce l'abbiamo. Bon, di altro, ragazzi, per adesso non c'è nulla. Quindi possiamo vendere poca roba. L'unico sarebbe l'olio d'oliva, ma adesso è in calo parecchio. Quindi dovremmo andare avanti un giorno e poi andare a vedere. Questo, ragazzi, magari lo farò off camera perché è inutile farlo adesso. Devo andare poi a prendere questo, lo stavo portando di là, però sì, parte che mi servirà comunque per andare a portare il rimorchio là dove c'ho la mia mietitrebbia. Ma adesso, ragazzi, prima di tutto io volevo andare a affittare, la raccoglitrice per il cotone. Volevo anche andare a affittare il rimorchio per il trasporto delle balle. Quindi vediamo un attimino anche come possiamo fare. Adesso andiamo subitissimo, così portiamo anche il cotone là, vediamo cos'altro ci serve per fare la stoffa. Una volta che ci sarà poi la stoffa, ragazzi, andremo andremo poi a raccogliere i bancali, scusatemi, ma sono stanco morto. Quindi andremo poi a raccogliere la stoffa e la porteremo per fare i vestiti. Allora, mando solo indietro, cioè avanti un attimino, che si aprono i cancelli. Così almeno siamo tranquilli. Andiamo a prendere il macchinario per il cotone. Eccolo. Allora, io direi di prendere la solita, questa qua, perché intanto quella là non è un grosso problema. Quindi andiamo a prendere questa. Configurazione ruote non mi interessa, facciamo così.
Noleggia, sì, ok. Adesso andiamo in giù e andiamo ad affittare per il cotone questo qua. Ok. Ok, perfetto. Cazzarola, ci serve il camion. Quindi mi tocca andare a affittare anche il camion, mannaggia il culo. E andiamo, affittare non è qua, ma è qua. Andiamo a affittare un camion. Sì, anche il Tatra volendo si può fare. Cioè il man. C'ho anche questo qua, lo Scania, che ha 530 cavalli, che quasi quasi, ragazzi, però prendere questo. Allora, configurazione motore. No, ma questo sì. Quindi affittiamo, sì, ok. Ok. Allora, io direi, ragazzi, di incominciare ad andare a prendere questa e andare. Allora, io, ragazzi, non so voi, ma incomincerei da qui. Quindi, io direi di incominciare a dispiegare la raccoglitrice. Adesso andiamo qua e incominciamo a raccogliere il cotone. Vediamo. Vediamo un po'. C'è qualcosa che non quadra. Non si è abbassata, adesso sì. Adesso si dovrebbe essere abbassato. Sì, adesso andiamo a fare il giro in tondo. Così andiamo a fare subitissimo un paio raccolta. Come sempre, ragazzi, queste piante non si vede manco il cazzo. Perfettalo. E poi un'altra cosa, ragazzi, fa un caldo bestiale, voi non avete idea. Ah, la fa card. C'è da morire. Ieri sera c'è la festa patronale qua, la festa dei giochi. E che non è una festa patronale, ma è, la chiamano la festa dei giochi, perché è organizzata dai giovani, è tipo una festa patronale. Ci sono le giostre, c'è il ballo, eccetera, eccetera. E ieri sera facevano il pesce da mangiare. Ho detto, ma sì, andiamo a fare un giro. Siamo andati per una sera. Visto che è considerato che le ferie non faccio da 150 milioni di anni, e che finalmente quest'anno almeno una volta sono riuscito ad andare in piscina. Erano 10 anni, ragazzi, che non andavo in piscina, a momenti mi ero dimenticato com'era fatta. Lasciamo perdere il mare, che purtroppo quando non si ha la possibilità di muoversi, purtroppo la situazione è quella. E niente, la situazione è quella lì, intanto vai. E quello è il problema. Siamo andati, non abbiamo neanche poi pagato tantissimo, dico la verità. Abbiamo pagato il giusto, era tutto molto buono. Una marea di gente, voi non avete idea,
e dentro là faceva un caldo, ma un caldo che voi, mamma mia, era una cosa assurda. Ragazzi, veramente era assurdo. Caldo del genere c'era da morire, morire. Vai o ti prendo calcio in culo? Ok, bravo. Ci ha messo 8 giorni per girarsi. E niente, facevo un caldo bestia, ragazzi, alle 9:30 eravamo già a casa. Non resistevi più, non resistevi più. Io credo, zanzare ce n'erano pochissime. Io credo che le zanzare avranno avuto caldo anche loro. È per quello che non c'erano. Perché veramente, ragazzi, era una roba indescrivibile. Voi pensate che ieri pomeriggio sono andato a accompagnare mio padre a fare una visita all'ospedale e ragazzi, fuori dal parcheggio avevo la macchina purtroppo al sole perché non c'è un parcheggio coperto lì, quindi è tutto sole. Salgo in macchina, c'erano 40 gradi più l'umidità. Io vi dico che saliti su quella macchina, io credo se mi fossi buttato in un cratere di un vulcano pieno di lava, faceva meno caldo. Ma una roba così, io non ho, mamma mia, ma era assurdo, assurdo. Facciamo così, lasciamola girare e noi andiamo a fare altro. Allora, andiamo con il trattore, vi faccio vedere anche dove, e poi man mano andiamo a raccogliere anche le balle da portare là. Però mi sa che ragazzi, ci va un po'. E poi avevo intenzione, ragazzi, di fare poi la chiusura della serie. Però questa volta volevo farla in un'altra maniera, la chiusura della serie. Praticamente volevo volevo andare a vendere il tutto, ma tutto, completamente tutto. Piano piano recuperare quello che c'è da recuperare. Intanto ho già iniziato a recuperare parecchio del debito che abbiamo, quindi abbiamo già recuperato parecchio, anche volendo possiamo ancora andare, anche se volevo aspettare un attimino perché abbiamo ancora da prendere anche i nastri da portare là. Allora, bravo. Sono spostatalo, spostatelo. Il tutto. Ah, non dico che devo aprire qua. Non è che fatemi vedere una roba. Perché non vorrei che magari glielo dà già. Già di suo. Come cazzo si attiva sta cosa? Come si attiva? Come si attiva? Non so come si attiva. Che io ho già portato della roba. Però non so come si attiva.
Ditemi che non va bene questo. Ragazzi, non lo so. Andiamo a vedere altro perché non so come fare, ragazzi. Allora. Poi vedremo un po'. Non lo so. Dobbiamo poi andare a prendere varie cose. Io intanto off camera, ragazzi, preparerò anche qua. Così nel prossimo video andremo a vedere anche il funzionamento di quel macchinario. Raccoglierò intanto anche il cotone. Abbiamo un po' di cose anche da andare a vendere. Andiamo a vedere. Un attimino, qua abbiamo anche delle uova. Sì, poi intanto ragazzi comincerò andare a vendere un po' di cose e quindi volevo farvi vedere il valle di cotone, così si andava a prendere, ma ragazzi ci sta mettendo 8.000 anni e quindi facciamo una cosa. Stacco, ci vediamo quando ha fatto le prime due valle, ok? Ragazzi, ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, ci siamo. A questo punto qua ho anche quei bancali. Io direi quasi quasi ai ragazzi di fare un'altra cosa. Poi quando arrivo là scarichiamo solo questo. Allora, praticamente ho caricato i tre. Adesso andiamo un attimo qua e carichiamo questi altri pochi bancali che vediamo. Merda, ma porca la puzzolina. Allora, vediamo un po' di riuscire a caricare. Ok, perfetto, ho caricato tutti i bancali. Perché intanto qua, ragazzi, non ci servono. Però prima di andare a venderla, ragazzi, verrò a caricare il cippato. Che ne abbiamo un po'. Non ce n'è tantissimo, ma ce l'abbiamo un po'. Quindi andremo poi a vendere anche il cippato. Adesso andiamo un attimo a portare questo là dove ci sono i bancali da scaricare. E gli altri, ragazzi, per adesso li teniamo qua. Mannaccia al culo. Allora ragazzi, eccoci qua, andiamo da questa parte e questa è la fabbrica. Praticamente dobbiamo entrare qua dove c'è la finale e girare qua ed è tutto molto molto facile. Merda, merda. Ok, perfetto. Per quanto riguarda gli altri bancali, ragazzi, per adesso lasciamo tutto qua. Anzi, facciamo così. Mi giro col trattore e andiamo fuori. Merda. Che due palle. Ok, facciamo così. E ci mettiamo qua. Dopo
Dobbiamo anzi andare a scaricare questi bancali qua. Vediamo se così li prende. Sì, ok, li ha presi. Che a noi qua ci serve perché dobbiamo andare a vedere. Allora, qua c'è, vedete, c'è sia la lana per quanto riguarda le pecore che l'altra. Aspettate, non vorrei che però. Ci sia da mettere allora stoffa con il cotone, ok. I pallet ce n'è ben pochi, veramente pochi ce n'è, quindi dobbiamo andare a caricarne altri. Però intanto io, ragazzi, volevo anche fare questo, andare a prendere questo camion qui, fatemi vedere, o questo. Il man è un po' grosso questo, ragazzi, però cavalli, questo 480. Questo 15.000, 30.000 e questo 49.000, ragazzi, io prendo questo. Configurazione no, questo qua dovrebbe ok, io direi così. Così e noleggiamo. Fatemi vedere. Le palle qua non ok, perfetto, andiamo a caricare il cippato da di là. Dobbiamo andare a raccogliere il cippatottolo, lo ciarpatutto. Cirpi sto cazzo. Il birillo, chi se ne frega, lo prendiamo. Non ce n'è tantissimo, ma comunque va bene, ragazzi. Ok. Abbiamo praticamente vuotato la fabbrica. Quindi cippato, poi andremo a caricare anche quello di là. Ok, siamo fuori sulla strada e ragazzi, io faccio una cosa. Andiamo qua e lo facciamo assieme e ragazzi, incominciamo ad andare. E dov'è? Dov'è la freccia? Ok, siamo qua, giusto? Questa è la Juil. Giusto? Sì? Sì? Perfetto, dai però, Madonna. Andiamo qua. No, non hai capito. Ma io non riesco a capire, ma posso venderla? O rimango fottuto? Porca puttana. Cioè, non posso venderla. Perché? Ah, aspettate. Ok, adesso magari sì. E no.
Porca puttana, ragazzi, devo tenerla lì. E niente, andiamo a vedere. Ok, ha caricato la prima balla. La prima balla l'ha già scaricata, perfetto. E ci vuole parecchio tempo. Allora facciamo così. Andiamo a prendere il questo. Adesso ragazzi vi faccio vedere l'interno del mezzo, guardate che bello ragazzi, lo stagno è veramente bello, cioè, è riprodotto veramente bene, meno cartonesco, è veramente bene. Vi chiedo scusa se si vede un po' male, però ragazzi la situation è abbastanza complicata. Allora, adesso dobbiamo andare qua. Tanto, Madonna ragazzi, oh, ma è una cosa assurda. Quando inizia a laggare così è veramente assurdo. Non riesci più a far nulla. Non riesci a fare nulla. È assurdo. Niente, devo andare di là, dai, andiamo di là, che vi devo dire. Oh, non riesco a guidarlo, guarda che roba. È assurdo. È veramente, ma veramente assurdo, ragazzi. Scusate se si sentiva poco, ragazzi, ma ero un po' lontano dal microfono. Ah, mannaccia al culo, mannaccia. Niente. Oh, non riesco a guidarlo, non c'è niente da fare, lagga talmente tanto e dai. Ma ce la facciamo forse? Oh, mamma mia. Ditemi che ce la fa a girarsi, forse sì. Allora. Qua ci siamo. Il camion c'è. Ok. Allora, posizione operativa. Carichiamo la prima balla. E voilà. Posizione da trasporto. Ok. Qua ragazzi, prima che fa se ne va, eh. Allora facciamo così. Andiamo a portare questa. Cominciamo ad andare a portare questa, ragazzi, perché se no non ce la facciamo. Passiamo da qua. Ok.
E andiamo a portare la nostra prima balla. È poco, però. Mamma mia. Allora, ragazzi, ci siamo, eh? Ci siamo. Andiamo subitissimo qua. In retromarcia. Vediamo un attimino se possiamo far così. Andiamo un po' più in là. Posizione. Ok, non la prende. Adesso l'ha presa. Perfetto. Andiamo qua e andiamo a attivare il tutto. Perfetto. Andiamo qua, attiva, perfetto. Abbiamo 20.000 di balla di cotone praticamente e possiamo andare a fare i nostri primi tessuti. Allora, andiamo solo a vedere una cosa. Io qua potrei andare avanti un giorno. Sì, allora andiamo a vedere di andare avanti un giorno. Tanto non è un problema. Andiamo qua. Un giorno, ragazzi, lo posso fare. Andare avanti. Vediamo solo se riusciamo a vedere il tessuto. Come esce. Poi nel prossimo video, ragazzi, andremo a vedere come saranno le altre cose. Ok, ma andiamo avanti un giorno. Ok, andiamo a vedere qua se c'è già qualcosa. Non c'è un cazzo. Ancora, porca puttana, devo andare avanti ancora un giorno. Niente, devo andare avanti ancora un giorno. Allora, fatemi vedere un attimino la situation. Allora, sì, si può fare, si può fare, perché intanto non è un grosso problema, un giorno lo possiamo ancora fare. Andiamo a mandare avanti ancora un giorno e dovremmo vedere il tessuto. Poi, ragazzi, nella prossima andremo a fare i vestiti. Finalmente i nostri primi vestiti. Intanto io mi porterò avanti un po', raccoglierò tutto quello che c'è da raccogliere. Vediamo un attimino e poi faremo quello che c'è da fare. Intanto nel prossimo vedremo i vestiti e incominceremo piano piano, ragazzi, a andare a vendere poi un po' di cose. Allora andiamo a vedere un attimino. Perfetto, ecco qua ragazzi, finalmente abbiamo i nostri primi tessuti. Abbiamo finalmente il nostro primo bancale di tessuto. Ok,
che noi mettiamo qua, che poi andremo a caricare per portarlo poi via. Si potrebbe anche, ma non mi interesserebbe. Dai ragazzi, facciamo una cosa, salutiamoci qua, come sempre un grosso bacione, un grosso braccio da vivo libero. Mi raccomando, tanti bei like, condividete, aiutatemi a portare avanti queste serie, questo... Ok? Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.